questo punto di vista riteneteci assolutamente a disposizione. Riteneteci anche a disposizione per porre in essere delle iniziative in sicurezza che possano dare assistenza alla popolazione, perché in questo momento noi ci rendiamo conto che il perdurare dell'emergenza che ha avuto nella pausa estiva, diciamo una sorta di allentamento di quelle che erano le tensioni anche sociali, ci vedrà nei prossimi mesi in situazioni, ci vedrà registrare delle situazioni di grande difficoltà. Per cui ecco, sarà molto importante il contributo da parte delle realtà associative nell'organizzare manifestazioni di assistenza, di supporto alla popolazione. Da questo punto di vista, da parte di Protezione Civile regionale c'è la disponibilità a rendere disponibili strumenti e mezzi che potranno essere utili per essere così vicini alle comunità. E io vi ringrazio dell'invito e resto così disponibile per ogni interlocuzione potesse essere in qualche modo utile. Grazie a voi tutti, buona serata. Grazie, grazie mille. Diciamo che il dottore Lario apprezzerà che gli applausi vengono fatti in playback, nel senso che siamo tutti mutati, quindi, però tutti muovevamo le mani. E, chiaramente io mi permetto di fare una domanda perché poi so che lei probabilmente ci dovrà lasciare e poi passerò immediatamente il saluto ai presidenti dei Rotary dell'aggruppamento. E, ci chiedevamo con diciamo, gli altri componenti della commissione e ci chiedevamo quasi con un po' di tristezza, nel senso che ciascuno di noi ha una visione romantica della protezione civile e soprattutto nei primi mesi dell'anno il ruolo della protezione civile si percepiva proprio materialmente, anche visivamente. Invece in questa seconda metà dell'anno, da quando c'è stata questa recrudescenza, sembra che alcuni organismi politici si siano un po' sostituiti al ruolo operativo della protezione civile. Siccome noi ci fidiamo più di tecnici che dei politici, ma questa, diciamo, è una mia polemica personale, lei non crede che proprio per questa recrudescenza del virus, probabilmente un ruolo vostro più attivo, come è stato fatto nella prima metà dell'anno, poteva essere di aiuto a ciascuno di noi a comprendere come veramente stanno le cose? Io ringrazio per la domanda. Allora, la protezione civile non ha un colore politico, però nella sua organizzazione vede nei capi delle amministrazioni e quindi nel presidente della regione, nel presidente del Consiglio dei Ministri, nei sindaci, i vertici ai vari livelli amministrativi. La struttura tecnica di protezione civile è una struttura che non ha mai smesso di operare, che continua ad operare. In Regione Puglia, diciamo, al di là delle diversità di opinioni, delle divergenze di opinioni che possono esserci anche nell'ambito giornalistico e comunicativo, la Protezione Civile regionale ha realizzato una fabbrica per la produzione di dispositivi di protezione. E lo ha fatto non per entrare in concorrenza con le aziende che operano sul mercato, ma in qualche modo per prevenire quelle situazioni di grave carenza che abbiamo registrato nei mesi di febbraio, marzo, aprile, quando materiali non ce n'erano. Abbiamo realizzato delle piastre di terapia intensiva, abbiamo messo in sicurezza una scuola. Ci siamo occupati anche degli extracomunitari perché il Covid interessa anche diciamo, i migranti o comunque quelle popolazioni che sono stanziali sul nostro territorio ormai da decenni, che però non sono fatte di residenzi, di residenti. E la protezione civile non ha un colore politico, è vero. Ed in questo senso, diciamo, anche l'attività e il raccordo con le associazioni è un raccordo importante. Vedere indossata la maglietta della protezione civile, diciamo, non è una moda. La maglietta è un segno distintivo, è una divisa, ed è qualcosa che una volta indossata, io invito tutti quanti
ad iscrivervi alla protezione civile, ad essere dei volontari attivi. Voi lo siete, diciamo, pur non iscrivendovi a delle associazioni di, che si occupano di protezione civile, svolgete un'attività che cura il territorio, cura la popolazione, l'assiste. Ecco, la resilienza è quello che ci deve guidare, l'attenzione alla gente, alla vitalità e la prospettiva. Bisogna guardare oltre che il momento attuale anche la prospettiva futura. Noi vivremo dei momenti di grande difficoltà. Non, diciamo, non mi ha fatto la domanda, però provo in qualche modo ad articolare una risposta. La pandemia è caratterizzata da tre agenti, da tre componenti. L'agente contaminante, le condizioni fisiche delle persone e poi le condizioni ambientali. Ecco, questo è un virus che per le sue caratteristiche, per le sue dimensioni, nella fase estiva non è che attenua la sua carica virale, ma semplicemente in relazione alle condizioni atmosferiche, alla presenza del sole, riduce, diciamo, la c'è una ridotta contaminazione. In questo momento noi ci troviamo in una situazione molto difficile, e questo, diciamo, lo si nota dai provvedimenti che si stanno adottando, e richiedono da parte di ciascuno di noi la massima attenzione. Il fatto che questo incontro di questa sera si svolga in videoconferenza è il segno dell'attenzione da parte del governatore, da parte di ciascuno dei presidenti, a mantenere in sicurezza tutti quanti, ma è anche il segno, l'attenzione a voler portare avanti i valori caratterizzanti associativi. Ed in questo senso, diciamo, da parte mia c'è un grande apprezzamento ed un'esortazione a portare avanti, nonostante la fatica, nonostante le difficoltà, a portare avanti quelli che sono i valori e le iniziative, perché la crisi non sia, perché l'emergenza non sia, come dire, un distanziamento delle relazioni sociali. Ci può essere il distanziamento fisico, però dobbiamo portare avanti quelli che sono i valori caratterizzanti, perché questa emergenza non deve impedire a tutti quanti noi di vivere. Vi ringrazio dell'invito e, diciamo, vi auguro un buon lavoro e una buona continuazione di quelle che sono le vostre attività caratterizzanti. Grazie. Grazie mille, direttore. Allora, adesso, scusandomi nuovamente con i presidenti, in ordine alfabetico, cedo la parola ad Alessandra Palmiotti, la presidente del Rotary di Barletta, per un saluto. Buonasera a tutti, un calorosissimo abbraccio e saluto a tutti, al nostro governatore, alle autorità rotariane presenti, ai presidenti del raggruppamento e soprattutto agli amici, ai padroni di casa, il club di Canosa, che ringrazio molto per aver organizzato questo interclub, sia per l'importanza dell'argomento e della protezione civile in sé in questa emergenza sanitaria che ci sta letteralmente assalendo, ma anche perché sono orgogliosa come club di Barletta, perché, diciamo, all'interno della commissione distrettuale delle grandi emergenze vedo l'amico Sabino e quindi siamo ancora più soddisfatti. Auguro buon lavoro a tutti e desiderosa di sentire tutte le novità e più che altro le azioni che vogliamo mettere in campo per fronteggiare questa emergenza. Grazie a tutti. Grazie Alessandra. Cedo la parola ad Angela Tannoia, presidente del Rotary di Trani. Buonasera a tutti. Io porto i saluti del club di Trani, naturalmente al nostro governatore, a tutti gli amici presidenti del raggruppamento che hanno condiviso immediatamente in una bella giornata di sole, in una pausa del seminario sull'effettivo, questa bella iniziativa. E io ringrazio autenticamente
i relatori, qui ospiti del Rotary, e, poiché stanno svolgendo un'azione meritoria. Ora io ad Antonio Lerario pongo il tema dell'ultima ordinanza regionale numero 407 di Emiliano, che ha agito sulle scuole. Volevo chiedergli che cosa ne pensa. Grazie. Rinnovo i miei saluti a tutti i presenti. Va bene. Allora, le ordinanze di protezione civile, diciamo, sono dei provvedimenti di carattere emergenziale presi dal presidente Emiliano in qualità di capo della protezione civile. E come si collocano queste ordinanze? Queste ordinanze, diciamo, sono adottate in un quadro di misure nazionali che prevedono la possibilità a livello locale di adottare misure maggiormente restrittive. Il senso dell'ordinanza di chiusura delle scuole, così come è stata in qualche modo definita dai media, è un senso che ci deve vedere tutti quanti coinvolti, perché è evidente che le scuole, anche da un punto di vista sociale, io personalmente ho 3 figli, quindi potete immaginare come questa ordinanza, diciamo, abbia interessato direttamente me e la mia famiglia. Questa ordinanza è un'ordinanza molto importante. Si inserisce in un quadro epidemiologico complesso, dove c'è un numero di persone contagiate in rapido incremento, appunto tale che nel monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero Salute ha destato e desta rilevante attenzione. Quell'ordinanza è un'ordinanza che interviene per appiattire, è uno dei provvedimenti che è stato adottato con grande responsabilità da parte del presidente Emiliano, con grande sacrificio, non solo da parte del presidente Emiliano, perché dobbiamo tutti immaginare che queste ordinanze sono discusse con gli epidemiologi, con la sanità, con la protezione civile. E poi bisogna fare sintesi. Oggi ho letto un commento della ministra Azzollina che diceva: il problema non è la scuola, il problema è la sanità. Beh, lei effettivamente ha ragione, ha colto il senso della criticità. In questo momento noi abbiamo bisogno di mantenere i contatti al minimo, abbiamo bisogno di ridurre i contatti, perché, ed in questo, se vogliamo, anche le ordinanze non sono sufficienti, perché serve la partecipazione da parte di ciascuno di noi. Indossare la mascherina, se noi decidiamo di indossarla o non indossarla, o di indossarla tenendo il naso fuori, o di non adottare quelle che sono le precauzioni, non ci sarà nessuna ordinanza che terrà. Poi potremmo non condividere la tempistica, potremmo non condividere delle impostazioni. Queste sono delle impostazioni che chi prende lo fa con grande responsabilità, e lo fa anche cercando di mettersi nei panni delle famiglie, nei panni dei dirigenti scolastici, nei panni anche dei direttori dei dipartimenti di prevenzione. Quello che è accaduto con la riapertura delle scuole, ma non tanto con la riapertura delle scuole, quanto con la diffusione dei contagi, è che il numero, voi pensate, oggi ci sono oltre le 700 nuovi casi. Di questi 700 nuovi casi, molti sono asintomatici, ma con l'avvio delle malattie respiratorie, io ora non voglio fare l'epidemiologo, perché sono un tecnico
e mi occupo di altro. Però quello che leggo e quello che registro è questo, che con l'incremento dei numeri, del numero dei casi, una parte di questi sarà ospedalizzato, una parte di questi andrà a finire in terapia intensiva, subintensiva. Quindi se non limitiamo il numero dei casi, voi pensate quello che sta accadendo ai ristoranti. I ristoranti alle 18 chiudono. Alle 18 chiude ogni attività di quelle che tipicamente consente la socialità. Beh, ecco, è giusto? Secondo me non dobbiamo, come dire, erigerci a giudici rispetto al contenuto di questi documenti, ma dobbiamo cercare di leggerne il senso e dobbiamo in qualche modo inquadrare questo senso nel contesto sociale in cui operiamo e dobbiamo cercare di capire qual è la ratio, che cosa ci sta dietro. Perché se in un contesto, come possiamo dire, di altra natura, nel quale vige come dire, chi da un punto di vista comunicativo in qualche modo introduce delle innovazioni che possano richiamare l'attenzione anche dei media, in questo momento vi posso assicurare la cosa più importante è cercare di ridurre i contagi. Questo è un virus che si diffonde se trova dei semafori verdi, e i semafori verdi sono il contatto con gli altri. In videoconferenza noi possiamo discutere, possiamo esaminare le diverse problematiche, decidere quali iniziative porre in campo. Beh, ecco, questo possiamo farlo. Se lo facciamo di persona, corriamo dei rischi, ci esponiamo a situazioni nelle quali il sistema sanitario non è pensato per ospedalizzare contemporaneamente decine e decine di migliaia di persone che possono contagiarsi. Noi non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto in Lombardia, nel Piemonte, nel Veneto, nell'Emilia-Romagna. Ci sono stati dei momenti nei quali i medici, gli anestesisti, gli rianimatori hanno dovuto decidere della vita e della morte di alcune persone perché sì, il problema era sanitario, era strutturazione. Noi non siamo dimensionati, nessuno è dimensionato, anche in giro per il mondo, nessuno è dimensionato per affrontare una pandemia, come dire, con dei numeri così rilevanti. Quindi io poi, diciamo, non voglio come dire, catalizzare eccessivamente l'attenzione, non voglio nemmeno come dire, accentuare eccessivamente quali sono i temi della questione. Però è evidente che il decreto del presidente Emiliano è un decreto che esorta all'attenzione da parte di ciascuno di noi. Questa è anche l'impostazione del presidente Conte. O anche del commissario Arcuri. Ci sono stati dei momenti nei quali potevano essere adottate misure molto più restrittive di quelle che sono state attivate. Voi pensate all'app Immuni. L'app Immuni non è obbligatoria perché diciamo ciascuno di noi può scaricarla. Beh, ecco, se la scarichiamo aiutiamo il contact tracing. Se non la scarichiamo non contribuiamo alla gestione dell'emergenza. Ciascuno di noi deve contribuire alla gestione dell'emergenza. Poi potremmo anche pensarla in modo diverso. Potremmo, come dire, avere delle opinioni diverse. Ed è bene che sia così. Anzi, le opinioni diverse ci aiutano a correggere magari dei provvedimenti che sono stati presi in considerazione magari per eccessiva cautela, però è bene che poi alla fine si faccia sintesi e che si sostenga anche chi prende le decisioni, perché alle volte chi prende le decisioni lo fa sentendo il peso e la fatica anche di chi quotidianamente vede delle forti limitazioni alla propria libertà personale. Grazie. Grazie per la domanda.
Grazie, e allora diciamo credo che l'ultimo saluto presidenziale proprio così spetti a Giacomo Triglione, presidente del Rotary Club Valle dell'Opanto. Buonasera a tutti, saluto, mi associo ai saluti già fatti, saluto in particolare il governatore Giuseppe, sarò telegrafico, non porrò domande al nostro dottor Lerario, anche perché per la mia professione, per la mia vita pregressa professionale, mi sono occupato molto anche di protezione civile o di aiuto nelle calamità naturali, e per cui capisco tutta la sua, diciamo, difficoltà e anche preoccupazione nell'affrontare questi problemi. Questa conferenza, questo incontro è molto interessante e capita in un periodo di grande attualità proprio per l'emergenza del Covid. Io mi metto a completa disposizione per qualsiasi, io e il mio club, per qualsiasi iniziativa possa essere utile proprio in questo campo. Grazie. Grazie Presidente, grazie Giacomo. Allora, se abbiamo finito i saluti istituzionali, io cederei la parola, diciamo, a Sabino Montenero, che è stato più volte citato e salutato. Quindi, diciamo, è inutile che lo saluto anche un'altra volta. Quindi, Sabino, dovresti, ecco, riaccendere il microfono. Quindi cedo a te la parola nella tua qualità di Presidente della Commissione distrettuale Grandi Emergenze del Rotary. Grazie Andrea, buonasera a tutti, un saluto al governatore e soprattutto anche ai presidenti presenti e ai miei compagni di squadra, Andrea Pugliese, Alberto Barsanti, Mariangela Casardi, Vincenzo Metastasio, la nostra sinapsi in Basilicata. Bene, questa sera parleremo di protezione civile, se Leo può far partire le immagini. Certamente. Così vediamo di essere anche un po' rapidi perché se no. Niente, questo è altro non è che un progetto che nasce qualche anno fa, ma adesso lo rivedremo nella storia. Vai avanti, Leo. Queste immagini ci riportano un po' alla storia dell'uomo, dell'umanità, che è stata sempre attraversata da calamità, alle quali abbiamo dovuto rispondere. Che cos'è una maxi emergenza? È un evento dannoso che colpisce comunità e territori, sovvertendo il normale ordine delle cose, determinando un elevato squilibrio tra quelle che sono le richieste di soccorsi e gli aiuti, i soccorsi stessi immediatamente disponibili. Non solo, ma oltre all'elevato numero di vittime, causa dei danni anche all'economia, all'ambiente, agli affetti, alle nostre cose. Maxi emergenza, disastro, catastrofe sono dei termini abbastanza diffusi, utilizzati, ma che possono essere riassunti in un altro termine, un'altra definizione, che è l'incidente maggiore. Cioè, quando parliamo di una maxi emergenza, parliamo di un incidente maggiore. Questo in modo più tecnico può essere naturale o causato dall'uomo, semplice o composto, a seconda che le infrastrutture sono conservate o meno. Infrastrutture sono le strade, possono essere gli ospedali, le scuole, eccetera. E può essere compensato o scompensato a seconda di quella che è praticamente il numero delle persone da soccorrere e la risposta che il sistema può dare a questo numero, che può essere anche elevatissimo, e quindi viene a mancare la risposta. Con Michele Michelutti, adesso generale dell'aeronautica, è stato mio istruttore quando ho fatto il corso MIMS, diceva che cos'è un incidente maggiore? È un incidente dove il numero, la severità, la tipologia e la localizzazione delle persone da soccorrere richiede risorse straordinarie. Il territorio italiano presenta molti rischi, il rischio sismico, vulcanico, vai avanti, vai. Il rischio incendi.
possiamo essere, anche, ci sono i maremoti, c'è il rischio siccità, ma ci sono anche quelli che sono, questi sono diciamo quelli naturali, le calamità naturali, ma ci sono anche i disastri provocati dall'uomo. Per esempio Bhopal, dove c'è stata la dismissione di isocianato di metile con 150.000 feriti, secondo le autorità locali erano 3.787 morti, ma in realtà pare che fossero di meno. Poi, scusa, puoi tornare indietro, Leo? Certo. Tenerife, un incidente sulla pista dell'aeroporto, due aerei si sono scontrati, 583 morti. E poi Fukushima, e poi Flixburg, e poi i naufragi delle petroliere con i danni che provocano all'ambiente, e soprattutto poi gli atti di terrorismo delle Torri Gemelle, che ricordiamo tutti quanti molto bene. Vai avanti. Questa immagine ci porta a un evento avvenuto esattamente 40 anni fa, fra pochi giorni, il terremoto dell'Irpinia, dove nel 1980 ci sono stati 2.734 vittime. La scala Mercalli è stato un terremoto che ha raggiunto il 6.8 della scala Mercalli, e dove dopo diversi giorni non si era ancora capito, individuato quale fosse stato l'epicentro. Qual è stata la criticità di questo? Non so, cioè, a parte il terremoto, le vittime, eccetera, tutto quello che è stato messo in campo, tutti gli sforzi messi in campo per soccorrere gli abitanti di quel territorio, non erano coordinate, e questo ha disperso tantissime risorse. È terribile il giornale Il Mattino con l'articolo con questo articolo dove a caratteri cubitali c'è scritto fate presto, perché in un numero dei morti che cresceva ora per ora, minuto per minuto, i rimasti senza tetto. Vai avanti. Questo, dal 1980 succede una cosa importante. Si arriva al 1982, nasce il Dipartimento della Protezione Civile, che viene incardinato nel Consiglio dei Ministri, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi è un Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Nel 1985, 92, scusate, con la legge 225 viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile. E dopo di anni, il 2018, tutto questo viene codificato con il decreto legislativo numero 1. Qual è il mandato della protezione civile? Salvaguardia della vita e della salute umana, dei beni, del patrimonio culturale e abitativo, degli animali, dell'ambiente, dai disastri naturali o causati dall'uomo. Quindi un impegno molto importante. Se ci fermiamo un attimo, un secondo soltanto, Leo, vedete come in questi principi sia contenuto anche l'articolo 32 della nostra Costituzione, dove lo Stato si occupa, tutela la salute degli abitanti, dei cittadini, non solo fisicamente, non solo psichicamente, ma anche soprattutto socialmente. Come si muove la protezione civile? C'è una fase di previsione, cioè una fase in cui bisogna studiare il territorio e capire quali sono i rischi che qui sussistono. Pensare ai rischi, a quello che può succedere, cosa può derivare, per esempio, dall'incendio di una fabbrica piuttosto che da un incidente ferroviario, quindi prevedere e prevenire. E poi c'è la fase più importante, che è la gestione dell'emergenza, dove la protezione civile, possiamo dire ed esserne orgogliosi, la protezione civile italiana probabilmente è la migliore al mondo. C'è la fase poi successiva, quando bisogna riportare tutto alla norma, alla normalità, detta anche superamento dell'emergenza o ripristino. Il Dipartimento di Protezione Civile coordina il Servizio Nazionale della Protezione Civile, nel quale sono incluse numerose istituzioni e organizzazioni, sia pubbliche, governi, ministeri, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, scientifiche, universitarie, accademiche, quindi l'università, dove bisogna anche ci danno informazioni sui rischi,
la società civile, volontari, associazioni, quindi il Rotary. L'8 luglio 2016 viene siglato a Roma un protocollo d'intesa tra Dipartimento di Protezione Civile e Dipartimenti e Distretti Italiani del Rotary. Lo sottoscriveranno l'ingegner Curcio per la Protezione Civile e l'ingegner Marco Romagnoli per tutti i distretti italiani. Con questo nasce il concetto di unità distrettuale di protezione civile. Poi andare avanti. Queste immagini ci riportano a pochi giorni dopo, quando c'è stato il disastro ferroviario tra Andria e Corato e poi il terremoto di Amatrice, e nell'ottobre successivo il presidente del club di Corato organizzava un incontro proprio sulla resilienza, dove sono stato invitato come persona informata dei fatti, visto che quel pomeriggio del giorno dell'incidente ferroviario ero al mio lavoro in pronto soccorso. Ero presidente anche quell'anno del mio Rotary Club Barletta e ho organizzato per i miei soci un corso di formazione, soprattutto di formazione a quelli che sono i primi interventi di soccorso. E questo mi è costato caro, perché poi l'anno successivo il governatore Lanzillotti, vai avanti Leo, creerà la commissione distrettuale dei volontari del soccorso e maxi emergenza. Abbiamo lavorato tantissimo fino ad arrivare praticamente alla firma del protocollo d'intesa con le regioni Puglia e Basilicata, con la quale il nostro governatore Donnelly praticamente sottoscriveva questo protocollo d'intesa proprio con il dottor Lerario, che ci sta seguendo, con il dottor Mennea, e alla presenza del dottor Borrelli proprio a Barletta, nel Palazzo della Marra. Con tale atto si concretizza il riconoscimento a tutti gli effetti del distretto del Rotary come associazione di volontariato di protezione civile. Vai avanti. L'8 febbraio questo signore che vedete alla destra del dottor Borrelli è l'ammiraglio Giovanni Vitaloni. Lo ascolteremo tra poco, ed è quello che praticamente ha messo insieme tutti i distretti italiani in un unico progetto. Il primo passo è stato proprio questo, di incontrarci a Roma nella sede della Protezione Civile, dove dopo un convegno con il dottor Borrelli, con il dottor Gnozzo, abbiamo visitato e capito anche come funziona la protezione civile. Puoi andare avanti. Tutti gli sforzi che si fanno per evitare le conseguenze di una catastrofe rappresentano la garanzia di una società civile che pensa all'avvenire dei suoi cittadini e alla loro sicurezza. Sono parole di Giuseppe Zamberletti, il papà della Protezione Civile Italia, che si spegnerà dopo pochi giorni, il 27 febbraio a Varese. Veniamo al protocollo d'intesa. Puoi andare avanti. Il Rotary è importante per la Protezione Civile, proprio per quello che poi vedremo nell'articolo 3, perché proprio attraverso i suoi responsabili a livello territoriale, per la capillarità dei club sul territorio e dei suoi soci, può agire veramente in maniera importante per quello che poi adesso andiamo a vedere, che sono gli articoli 3, 4, 5 e 6 del protocollo d'intesa. Quindi l'articolo 3 parla di finalità della collaborazione, cioè ci viene chiesto di diffondere la conoscenza delle tematiche della protezione civile, di studiare, identificare, individuare quelli che sono i rischi dei nostri territori, cioè praticamente io a Barletta devo occuparmi, capire un pochettino quali rischi ci sono nella mia città e ovviamente fornire queste indicazioni alla protezione civile. Rilevazione e segnalazione alle competenti autorità di fenomeni di interesse per la protezione civile può essere per esempio la possibilità durante una pioggia di una esondazione con danni per esempio a case piuttosto che a cala alle campagne. Collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per l'attività di formazione, istruzione e informazione di cittadini e di operatori, e quindi promozione, punto molto importante, di ogni possibile positiva collaborazione tra i distretti del Rotary e gli enti e le componenti di protezione civile. Cioè è un'attività che
ci pone in una situazione davvero, davvero importante per quella macchina che è la protezione civile. Quindi l'articolo 4 in realtà ci dice che Rotary mette a disposizione una propria struttura che si chiama Unità Rotary di Protezione Civile, che assicura a titolo gratuito attività di supporto, quindi come quelle altre associazioni che abbiamo visto far parte di quella grande famiglia che opera nella protezione civile. È importante avere a questo punto anche un'adesione a ruolare soci del Rotary che possano lavorare in questa direzione, soprattutto per quello che è proprio quell'articolo 3 che abbiamo visto, che è quello, la prima fase, quella di formarci, quindi fare formazione nostra e trasferire queste informazioni, questa capacità di resistere, di resilienza nelle condizioni di emergenza alla popolazione. Tra l'altro, e il dottor Lerario è stato chiarissimo in questo, il Dipartimento si impegna anche a mettere a disposizione ogni forma di attività, sia di tipo formativo, quindi possiamo fare, il primo passo sarebbe quello di fare un corso di formazione ai nostri soci, con un attestato e quindi farli entrare nella famiglia di protezione civile. Non solo, ma mette anche a disposizione, l'ha detto lui, anche dei mezzi, quando sia necessario. Puoi andare avanti. È importante anche avere delle disponibilità in caso di intervento, ma questo dobbiamo comprendere una cosa. In caso di un'emergenza non si può partecipare, non si può dare la propria disponibilità se non c'è una richiesta ben precisa e una capacità di risposta ben precisa. Questo significa che ogni volontario in caso di disastro deve essere formato e deve avere un suo ruolo ben preciso. Non ci si può presentare, io sono un medico di pronto soccorso, vengo qua a darvi una mano, non ha senso, non è possibile tutto questo. Tutto deve incardinarsi in una macchina di congegni, in un puzzle, dove tutti quanti devono occuparsi di una cosa ben precisa. E quindi questo passo successivo è quello che potrà essere fatto quando avremo superato questa fase di arruolamento e di formazione, allora potremo anche pensare a costituire una colonna di protezione civile del distretto 2120. Detto questo, quindi cerchiamo di essere reattivi, anche perché esiste ormai un'attività consolidata a livello nazionale, quindi non mettiamo la testa sotto la sabbia pensando che queste cose non succedono mai. La storia insegna che succedono, purtroppo nessuno le vuole, ma arrivano. Quindi rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo. Che tipo di lavoro possiamo fare? Quindi cominciamo a pensare alle nostre belle città e quali possono essere i siti di rischio. Lo stadio, la stazione ferroviaria, una fabbrica, il teatro, la scuola, un centro commerciale. E vediamo se questi possono rappresentare dei rischi in caso di terremoto o piuttosto che di esondazione o piuttosto di un incendio di una fabbrica, per esempio. E infatti, vedete, queste sono immagini di meno di un anno fa, il 29 dicembre a Barletta si è incendiato un deposito dove veniva stoccato materiale per riciclo e questo ha provocato l'emissione sul territorio di benzopirene, diossina, furani e gas di combustione. Siamo stati molto fortunati perché quel giorno c'era un vento di greco molto forte, molto importante, che ha allontanato queste sostanze tossiche, per cui la città non ha subito danni, però hanno subito danni poi le campagne limitrofe. Puoi andare avanti. Quindi, ragionando, pensando ad una bilancia, le vittime danni hanno un peso sicuramente importante se la conoscenza, quindi la previsione, la prevenzione dei possibili danni è scarsa. Per questo dobbiamo avere l'umiltà e anche il buon senso di imparare, di capire un pochettino come dobbiamo muoverci
e soprattutto come razionalizzare meglio i nostri sforzi. È quello che dice in poche parole Berlino a Sevola nel film La spada nella roccia. Vai avanti. Tre parole importanti: pericolo, rischio e gravità. Quindi, per ricongiungerci un pochettino a quello che è il protocollo d'intesa e come opera la protezione civile. Il pericolo, qualsiasi causa che compromette l'integrità del territorio, che noi dobbiamo conoscere, noi dobbiamo sapere quali sono i pericoli del territorio. Il rischio di della probabilità che un determinato evento si verifichi e quindi della risposta, quindi la nostra... il nostro pensare a prevedere che questo possa accadere e in quale grado, qual è la possibilità che questo possa accadere e possibilmente abbatterlo. E quindi la gravità che comporta questo incidente maggiore, quindi la prevenzione dei danni che ne possono derivare. Mi piace ricordare una cosa molto importante: noi non possiamo evitare che un terremoto arrivi e non ci manda neanche il telegramma. Quello che possiamo fare è che nel momento in cui arrivi sappiamo rispondere, sappiamo essere resilienti, come diceva il dottor Lerari, sappiamo comportarci in modo da ridurre i danni che questo può provocare. È importante avere anche dei piani di intervento, piani che però ovviamente devono essere semplici, completi, efficaci, applicabili, diffusi e condivisi. Perché? Perché dobbiamo saper fare. Cosa fare, come fare e con cosa farlo. Il concetto sono molto importanti, quindi strategia, tattica e logistica. Avere dei piani di emergenza nelle scuole, dei piani di emergenza nelle fabbriche, dei piani di emergenza negli ospedali è di fondamentale importanza. È un lavoro importantissimo per il quale la Protezione Civile ci ringrazierà infinitamente. E non dimentichiamo in questi piani di comprendere anche chi è più debole di noi. Vai avanti. Importante anche poi gestire le emozioni, saper dominare le ansie, le paure ed essere sempre usare il cervello nel migliore dei modi, perché il cervello ci serve per ragionare e per essere per dare delle risposte e non per farci prendere da emozioni che ci possono portare a fare dei gravi errori. In questa maniera possiamo sicuramente ridurre il peso delle vittime, dei danni, perché avremo saputo sicuramente rispondere con quelle che poi sono anche le nostre capacità professionali. Ognuno di noi ha un lavoro e tutti questi lavori sono sicuramente utili per questa idea di unità distrettuale di protezione civile. Abbiamo parlato ampiamente dell'emergenza Covid, ne abbiamo parlato in televisione già prima che scoppiasse l'emergenza. Con la mia commissione, con la commissione delle maxi emergenze, abbiamo detto a lettere chiare che il nostro obiettivo è quello di rallentare la corsa, di mettere dei gialli o dei rossi ai semafori, rallentare la corsa del virus, ma soprattutto anche proteggere le persone più fragili, quelle che hanno tante patologie, che vanno a finire nelle rianimazioni e da dove molto probabilmente, molto spesso non ne escono. Siamo stati reattivi, abbiamo fatto tantissimo, ma abbiamo impiegato delle risorse importanti, puoi andare avanti. Abbiamo fornito per esempio la protezione civile di mascherine da guerra, dico io, perché oltre a essere lavabili erano molto molto filtranti. Ma abbiamo fatto tutto bene? Se avessimo probabilmente fatto più squadra potevamo razionalizzare meglio queste risorse e dare delle risposte migliori. Beh, questo è una risposta alla quale una domanda alla quale potremo darci una risposta più avanti. Certo è, scusami, torno indietro. Che dobbiamo seguire quei comportamenti consigliati, diceva bene Andrea prima, che ci sono stati dettati poi dalle istituzioni, tra questi soprattutto dalla Protezione Civile, piuttosto che seguire delle fake, farci prendere da fake news che possono comportare dei comportamenti sbagliati. Mi piace farvi vedere questa foto, cioè questo soldato che porta sulle spalle un asino, perché se l'asino camminasse liberamente
calpesterebbe sul delle mine e tutti quanti salterebbero per aria. Quindi tenete buoni gli assi in questo momento. Mi avvio alla conclusione, quindi massima reattività. Io personalmente ho addestrato i miei figli, sono a Milano, erano all'epoca a Milano, lo sono ancora per ragioni di studio, sanno come devono comportarsi, a tutt'oggi hanno saputo reagire. Questa è una mia idea di unità distrettuale di protezione civile. Il capo ovviamente non può che non essere il governatore, affiancato poi da un coordinamento distrettuale, sia per il Rotary che per il Rotarac. Perché oggi con il Rotarac è una entità a sé stante, quindi a tutti gli effetti un'associazione uguale a quella del Rotary. E poi tutte le altre figure che comprendono sia le commissioni di protezione civile che i referenti in zona, quindi a questo punto potrebbero essere anche gli assistenti del governatore, per collaborare su questo tavolo e decidere quali sono le azioni migliori da intraprendere in determinate situazioni. Tutto questo poi nell'ambito di un coordinamento nazionale con tutti gli altri distretti rotariani, anche perché la calamità che può colpire per esempio la Sicilia può sicuramente essere sostenuta dal supporto da quanto tutti gli altri distretti possono fare, ma sicuramente se questi collaborano fra di loro. Di questo poi ve ne parlerà l'amico Giovanni Mitaloni tra qualche istante. C'è un altro concetto importante: la Fondazione Rotary sostiene non solo gli sforzi di soccorso, ma anche la necessità per la ripresa in aree colpite da disastri naturali che si sono verificati nei 6 mesi precedenti, con i fondi delle sovvenzioni, che possono essere utilizzati per fornire articoli di base, per esempio acqua, cibo, medicinali, abbigliamenti. E somme che, per esempio, possono essere gestite dal capo della protezione civile del Rotary, che è appunto il governatore. Nel dicembre scorso siamo stati al secondo Smart Strategy, al secondo convegno regionale Smart Strategy. Vedete al centro il dottor Borrelli, c'è l'amico Ruggero Mennea, all'epoca presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile, c'è tutta la mia squadra, compreso Alberto, Antonella e il governatore ovviamente. Abbiamo fatto anche un corso e abbiamo ricevuto un attestato, vedete Mariangela sorridente in primo piano e Alberto che si esercita sul massaggio cardiaco. Vai avanti. La settimana della protezione civile. Noi dobbiamo parteciparci perché il Rotary deve esserci. E io è una mia proposta che rivolgo al governatore. Non possiamo tirare dietro le gambe in queste partite. Dobbiamo essere squadra e dobbiamo fare il grande gol. Puoi andare avanti e concludo. La tutela della vita e dell'ambiente sono valori fondamentali del Rotary e del sistema protezione civile, dal quale oggi il nostro distretto è riconosciuto come associazione di volontariato e solidarietà, costituita da persone capaci di mettere in campo le proprie doti professionali per ridurre gli effetti degli eventi catastrofici. C'è assolutamente bisogno di Rotary, governatore. È la forma più alta di volontariato, quella che possiamo esprimere nel soccorrere le popolazioni, gli appartenenti al nostro territorio e ad altri territori anche lontani, con il nostro saper fare. Noi siamo capaci di fare cose importantissime, cose davvero grosse. E mi piace poter dire col punto esclamativo c'è bisogno di Rotary. Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso restare fermi. Vero Giovanni Vitaloni? Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola ad Andrea. Io, diciamo, interpreto l'applauso di tutti, perché siamo tutti silenziati, ringraziando Sabino Montenero. Visto i tempi che si allungano, io cederei immediatamente la parola all'ammiraglio Giovanni Vitaloni, che è il coordinatore di distretti Rotary del programma di protezione civile.
Ammiraglio, non so se il suo microfono è aperto o meno. Pregherei Leo di verificare se... È chiuso nonostante abbia fatto richiesta apposita di attivare l'audio. Aspetta che... eccolo. Okay. Adesso c'è. No, adesso la richiesta grazie. È arrivata. Grazie. Allora, saluto il governatore che ho avuto il piacere di incontrare a Roma il 1° di luglio. Devo dire che i governatori sono stati abbastanza fortunati. Sono stati i primi a fare la visita alla struttura della Protezione Civile dopo il primo passaggio della pandemia. Saluto i presidenti e tutti coloro che mi stanno ascoltando. Intanto mi presento così rapidamente perché questa mia passione per la Protezione Civile. Io, dopo aver fatto il capo di Stato Maggiore della Marina e il direttore generale personale della Marina, Bertolaso disse: visto che tu sei stato negli Stati Uniti, alle Nazioni Unite, vieni alla Protezione Civile e ti fai le relazioni internazionali. E così è cominciato i miei lunghi anni, 9 anni alla Protezione Civile Nazionale. È un'esperienza che mi piacerebbe che tutti facessero, perché effettivamente ci si rende conto qual è la professionalità e a che livello noi siamo come Protezione Civile, sia nazionale che regionale, che provinciale che comunale. Siamo i migliori del mondo. E io dice, tutti, non è vero, è assolutamente vero. Questo ve lo posso testimoniare io, perché durante il mio periodo ben 2 nazioni del Nord Europa, Finlandia e la Svezia, vennero alla Protezione Civile Nazionale per studiare il nostro sistema. E io me li sono tenuti una settimana e con loro abbiamo fatto tutti i passi per vedere come funziona questo sistema. Io adesso faccio così veloce perché Sabino ha praticamente descritto tutto. Ho visto anche le Torri Gemelle in fiamme. Io vi dico che nel 2001, l'11 settembre, ero a New York, ero il consigliere militare alle Nazioni Unite e ho visto le Torri Gemelle cadere in diretta. Quindi, insomma, tutte queste cose mi riportano un po' indietro nel tempo e mi fanno rivivere alcuni eventi che vi assicuro che sono unici per la loro natura. Ha fatto un elenco, no? Dei rischi naturali e rischi antropici. Io vi dico che noi in Italia siamo fortunatissimi perché tutti i rischi del mondo ce li abbiamo. Questa è la sintesi che volevo fare. Poi volevo farvi vedere qua questa slide di questo treno che per fortuna si è fermato in tempo. Perché questo torrentello era stato tombato per passare in questa piccola, diciamo, piccola galleria, chiamiamola così. Bene, la natura si riprende sempre quello che noi gli togliamo. Le alluvioni hanno fatto sì che il torrentello non potesse più scorrere dove l'uomo voleva e si è ripreso la sua naturale corso. Per fare una sintesi di come è nata la Protezione Civile, terremoto Messina, i primi soccorsi sono arrivati dai marinai della Marina Russa, perché c'era una nave che passava di lì, ha visto questo disastro e è andata a terra per aiutare la popolazione. Sapete quando sono arrivati i soccorsi? Non dopo giorni, ma dopo settimane. Perché ovviamente non c'era la comunicazione che abbiamo oggi, che uno prende il cellulare e dopo 1,5 secondi sa cosa è successo. E tutto era a mano un po' anche all'esercito, che quando veniva avvisato di quello che era successo doveva prima mettersi in moto e poi arrivare sotto. Quindi nel 26 viene dato al Ministero dei Lavori Pubblici. Perché? Perché siccome si arrivava così tardi che poi gli aiuti alla popolazione immediata non c'erano, si pensava alla ricostruzione. E quindi quale altro ministero migliore? Quello dei lavori pubblici per cominciare la ricostruzione. 68 belice,
si capisce che non può essere lavori pubblici e si passa al Ministero dell'Interno, perché è gestore delle risorse operative, il Ministero dell'Interno ha le prefetture, c'ha la Polizia di Stato, può utilizzare i prefetti per tutte le forze di polizia che sono sul posto, i vigili del fuoco che sono un po' la spina dorsale della protezione civile. E infine, alla fine si arriva al 92, dove nasce la protezione civile vera. E ha fatto tre esempi, due esempi il nostro Sabino, io ne faccio tre veloci: nel 63 la diga dell'Albaion, nel 66 3 novembre l'alluvione di Firenze, e poi quello che ha citato il nostro Sabino, il terremoto in Irpinia, dove fate presto perché dopo due giorni ancora non erano arrivati nei paesi i soccorsi. Ma perché i soccorsi non erano arrivati? Non solo perché non c'era il coordinamento, ma addirittura non c'era il sistema di monitoraggio, per cui quando i soccorsi sono arrivati si sono trovati di fronte a un punto interrogativo: dove sta il centro del terremoto? Dov'è il cratere? Qual è il cratere? Non lo sapevano, per cui è stata una rincorrersi per cercare di capire quanto era grande il cratere per poter poi intervenire. Vi posso dare una mia informazione indiretta. Io ero giù a Napoli con Andrea Doria e facevamo come piattaforma per gli elicotteri per portare gli aiuti. Coordinamento non c'era assolutamente. Ci arrivava l'ordine di portare acqua in un paese. Allora caricavi l'elicottero di acqua, partiva l'elicottero, arrivava al paese, arrivavano gli abitanti di quel paese. Dice: che ci avete portato? All'acqua. Ma l'acqua ce l'abbiamo, a noi ci servono le coperte. L'elicottero ripartiva, tornava a bordo, scaricava l'acqua, ricaricava le coperte e andava a portare le coperte. Tutto questo era una perdita di tempo, perdita anche di ore di volo degli elicotteri, che poi alla fine devono andare in manutenzione e quindi non possono essere utilizzati. Allora che cosa succede? Succede che interviene interviene il Ministero dell'Interno, interviene la Presidenza del Consiglio e nasce il sistema di protezione civile. È un sistema complesso, ma che significa sistema complesso? Il sistema complesso della protezione civile è il Servizio Nazionale della Protezione Civile, che, come ha detto già Sabino, e quindi vado velocemente avanti, nasce con la legge 25 del 92 e viene novellato con il decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio del 2018. Chi è che coordina tutto questo? Il Dipartimento della Protezione Civile. Cos'è questo sistema di complesso? Il sistema complesso di questa azione sono le strutture operative, capitani di porto, forestali, vigili del fuoco, la difesa, i carabinieri, la finanza, la polizia di Stato, organizzazioni di volontariato, le regioni e le province, fondamentale, i centri di competenza, le prefetture con le sue strutture, i servizi essenziali dei trasporti e delle comunicazioni, infatti le comunicazioni, la parte energia elettrica, il coordinamento per portare gli aiuti attraverso la parte più veloce che si ha a disposizione, le operative della regione e quindi la nascita della protezione civile. Fra questi c'è anche la European Rescue Coordination Center, che praticamente è collegata con la nostra protezione civile per queste attività. Un'ultima slide e poi passiamo alla parte internazionale. Dunque, il livello degli eventi. I livelli degli eventi possono essere di categoria A, che è il livello comunale. Ora, attenzione, c'è un fatto che quando c'è un evento di categoria A oppure anche B, non è un evento che può essere considerato oggettivo, ma è soggettivo. In che senso? Se il comune
che ha avuto questo evento, pur essendo di livello comunale, non ce la fa, ovviamente arriva il livello superiore, ovvero quello B. Infatti, se avviene l'evento A, si attiva la centrale di operativa comunale. Se invece viene considerato il livello B, prende il coordinamento, la prefettura, attivano i centri operativi misti, cioè tutti i centri operativi comunali che vanno a supportare la prefettura, che ha la responsabilità in questo caso, il coordinamento e la responsabilità di poter effettuare un'attività per superare l'evento catastrofico. Se un livello è un livello superiore, diciamo che vengono la categoria è sempre B, però è un B più, allora cosa interviene? Interviene la regione, interviene il nostro direttore generale con la sua sala operativa regionale, non solo, ma anche con la sua colonna di protezione civile per superare l'evento che si è manifestato. Nel caso che l'evento sia catastrofico e comporti la necessità di avere una dichiarazione di stato di emergenza, a questo punto sia il livello nazionale che ha la categoria C, si attiva il comitato operativo e la commissione grandi rischi diventa una commissione per fare un'attività di supporto al comitato operativo. Lascio stare la sala situazione Italia perché bisognerebbe vederla per capire cosa è. Beh, è una struttura di numerose posti che sono dotati di computer e che vengono assegnati a tutti coloro che fanno parte del sistema complesso della protezione civile. E questo è il comitato operativo. Intorno al comitato operativo ci sono sempre, comunque, tutti questi che sono indicati in questi rettangoli. Ma non solo, tutti coloro che siedono a questo tavolo hanno la delega del loro capo di prendere decisioni direttamente senza, senza consultare tutta la sua parte gerarchica. Questo è scritto, però vi posso assicurare, se quello della difesa prende una decisione e non sente prima il capo di Stato Maggiore della Difesa, il giorno dopo viene cancellato dal decreto e va a casa. Comunque, ecco, però c'è questa situazione che è giusto che sia. Normalmente è il capo dipartimento che presiede il tavolo e rappresenta la presidenza del Consiglio, perché il capo dipartimento ha la delega del Presidente del Consiglio di stare a capo del comitato operativo. Oltre a queste che sono in giallo, ci sono tutte le altre organizzazioni che vanno poi a integrare il comitato operativo per avere la posizione di quello che sta succedendo. Vi faccio due slide e ho finito nella mia presentazione. Quindi passo a parlarvi dell'attività che stiamo facendo attualmente con tutti quanti i distretti. Dunque, quando si dice prevenzione o previsione, prevenzione, si può andare a costruire una casa vicino agli argini di un fiume? Chiaramente la risposta è no. Ma allora perché si fa? Perché si va a costruire una casa vicino al fiume? Il fiume, se non ha gli argini tipo quelli che ha il Tevere in cemento armato, piano piano il terreno e succede una cosa del genere. Altro esempio di previsione: nel 1944 l'ultima eruzione del Vesuvio, sotto al Vesuvio c'erano 44.000 persone. Oggi, già nel 2006 erano 600.000, oggi si stima che siano 900.000. Questa è prevenzione. Se si dovesse svegliare, speriamo mai, il Vesuvio, che cosa potrebbe succedere? Un altro Pompei Ercolano? Ma speriamo di no, perché ogni anno facciamo un'esercizio
che prepara i cittadini alle evacuazioni. Ma vi immaginate arrivare a Napoli e dire dovete lasciare la vostra casa perché il vulcano sta per iniziare la sua attività? Signore, lasciate perdere, va. Ma chi lo vede? Non se ne andrebbe nessuno, e quindi una situazione del genere sarebbe quasi ingestibile. Io avrei finito con questa presentazione e vado a parlarvi dell'attività che noi facciamo con i distretti Rotary. Dunque, diciamo che il referente nazionale del distretto Rotary è nato con la firma del protocollo d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e i distretti Rotary. È nato e si è sviluppato con fatica. Io devo dire questo, non è nessuna critica al distretto 2020 e al governatore, però diciamo che nei distretti la commissione di protezione civile è sempre stata vista la cenerentola di tutti quanti le commissioni che ci sono nel distretto. In effetti, io faccio l'esempio del letto, il 2080, la commissione non ha avuto mai un'attività vera e non ha realizzato mai un qualcosa che potesse essere l'aiuto dei... l'aiuto al distretto per fare attività di protezione civile. E diciamo con la pandemia, con febbraio e marzo, abbiamo cominciato a lavorare insieme, come? Con Zoom, come stiamo facendo noi stasera, e abbiamo cominciato a guardarci in faccia tutti i referenti dei 13 distretti e ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per poter realizzare questa attività. Dunque, per quanto mi riguarda, devo dire che i distretti più o meno erano allo stesso livello. Quello un pochino più avanti era il 2071 e il vostro distretto, perché Sabino è un vulcano, è un Vesuvio che per fortuna sta tranquillo, va bene, ed è riuscito a realizzare un'attività che gli fa onore. Io ho cominciato col 2080 un progetto che mi porterà sicuramente ad avere un gruppo di rotariani che facciano protezione civile, cioè che mettono alla disposizione della popolazione, della comunità, la loro professionalità per fare questa attività. Dunque, chiaramente in collaborazione con il governatore, per queste cose se il governatore non è d'accordo, va bene, siamo finiti, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma non riusciamo ad andare avanti. Io ho chiesto a tutti i club, e sono 94 club, di nominare un referente di protezione civile. Adesso è stato chiesto al referente di protezione civile di verificare all'interno dei club chi vuole fare attività di volontariato. Una volta che avremo questi elenchi, li divideremo in professionalità e faremo dei corsi. Qualcuno li chiama corsi di certificazione, in realtà sono corsi di abilitazione, cioè si abilita il socio a fare quel determinato lavoro. Noi con la nostra professionalità, guardate, possiamo fare tutto. Noi abbiamo anche la forza, abbiamo il personale per fare protezione civile, sia a livello di una certa età con la loro professionalità, sia a livello di un'età più giovane, sia con i rotariani e con i giovani rotariani. Dobbiamo arrivare a fare dei corsi a questi gruppi divisi, come dicevo, per quanto riguarda le loro funzioni e le loro professioni. Noi avremo una forza, un'unità vera di protezione civile rotariana da poter presentare alla regione e chiedere alla regione
di che cosa hanno bisogno per integrare quello che loro hanno bisogno in quel momento. Qualcuno mi dice, mi ha detto, ma scusami, ma la regione è completa. Sì, è vero. Però, ad esempio, andando a parlare con la responsabile del volontariato della protezione civile del Dipartimento, che viene dalla regione Lombardia, ci ha fatto parlare, dopodiché ci ha detto, guarda Giovanni, che io quando ero responsabile della protezione civile Lombardia ho utilizzato i rotariani, ma per quelle professionalità che a un certo punto a me mi mancavano, magari ne avevo una sola, me ne servivano 10, e chiedevo a Rotary di darmi. Quindi dice, andate pure avanti, perché sicuramente voi avrete la vostra parte all'interno della protezione civile. E così stiamo facendo. Ci stiamo coordinando con tutti i distretti. Come dicevo, alcuni sono più avanti e altri sono meno avanti. Ma qui dipende anche, governatore, mi rivolgo a lei, a te, dipende dal governatore. Se il governatore dà una mano e ci crede anche lui, ma la realizzazione è sicuramente assicurata. Va bene. E dunque, per fare, oltre noi durante il coronavirus ci siamo attivati in tutti i modi, abbiamo fatto anche delle proposte che erano non vedevano solo un distretto, ma li devono vedere tutti i distretti. Io quello che ho sempre detto, per la mia esperienza che ho fatto alla protezione civile, quando succede un evento e ci sono 13 distretti che vanno che vanno per i fatti loro a supportare la zona dove è avvenuto l'evento, non è la stessa cosa che tutti i 13 distretti si mettono insieme e vanno a portare qualcosa di significativo lì dove è successo l'evento. Faccio un esempio: succede un terremoto, ogni distretto si attiva e manda qualcosa nella zona, oppure fa una raccolta fondi per supportare qualcosa. Se siamo 13 distretti, potremmo fare una raccolta fondi quanto vogliamo. Vogliamo dire 60.000 euro a distretto? Moltiplichiamo 13 per 60. Cosa esce fuori? 720. Se io mi presento in quel posto con 720.000 euro, posso realizzare un qualcosa, una struttura, anche una scuola se vogliamo, va bene, che una volta finita viene messa una targa davanti alla scuola, i Rotary italiani non voglio citare nessuna località perché poi potrei essere considerato un porta sfortuna, e lì rimane per sempre. Ma se ogni distretto va per conto suo a portare aiuti, quell'aiuto rimarrà per 3 anni, rimarrà per 4 anni, poi scompare. È una cosa che è naturale che succeda questo. La mia esperienza che ho fatto per il terremoto all'Aquila, io ho seguito 3 grandi progetti. Uno era del Canada, uno della Russia e uno della Francia. Bene, oggi c'è una struttura del Canada che ricorda l'attività che il Canada ha fatto per l'Aquila. Ma il costo di quella struttura è più o meno quello che noi raccogliamo, va bene, singolarmente, mettendoli insieme. E allora perché non facciamo questo? Io mi sono più volte attivato su questo, anche all'inizio della pandemia, dicendo mettiamo insieme le nostre forze e cerchiamo di realizzare. Ci siamo scambiati varie mail, abbiamo indicato dove comprare le mascherine, Sabino anche lui ha indicato dove c'era la fabbrica che ci poteva fornire le mascherine, e tutti sono attivati e siamo riusciti ad avere le mascherine prima di tanti altri. Perché? Perché c'era un coordinamento interno dei vari distretti. Poi i distretti hanno fatto una cosa bellissima, che si sono messi insieme, per cui a un certo punto hanno fatto un progetto che raddoppiando con il Global Grant la somma che avevano raccolto, e sono riusciti a fare un progetto che è costato 1.300.000 euro. Però ecco, una informazione, forse ce l'avrete, ma una informazione generica e generale che
vi posso dare. Guardate che i distretti italiani per il coronavirus hanno, fra quello che è stato donato direttamente e quello che è stato coordinato insieme, sono arrivati a una cifra molto significativa. Siamo intorno ai 14-15 milioni di euro, insomma, che è una somma che rimarrà nel tempo. Io avrei anche finito. L'ultima informazione che volevo dare è che stiamo realizzando il notiziario di Protezione Civile e ogni distretto ha a disposizione una pagina per dire e per raccontare quello che viene fatto all'interno del distretto che è focalizzato alla Protezione Civile. Sono 13 pagine, 13 distretti, non è mensile, attenzione, sarà trimestrale, forse anche semestrale, però intanto è un qualcosa, è una pietra miliare che serve perché tutti i distretti sappiano quello che viene fatto a livello Protezione Civile. Soltanto mettendoci insieme, io continuo a dirlo, mettendoci insieme possiamo ottenere un risultato e noi referenti nazionali ci stiamo provando e Sabino ne è testimone. Io avrei finito, se ci sono domande sono pronto a rispondere. Grazie ammiraglio, grazie mille. Io credo anche per motivi di tempo cederei la parola a Marco Tullio in maniera tale da poter presentare il governatore. Per quanto mi riguarda ho esaurito il mio compito. Grazie Andrea per aver gestito in maniera esemplare la conferenza, grazie a quanti sono intervenuti, grazie soprattutto agli ospiti. È davvero con la voce rotta dall'emozione che cedo la parola al governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, che ha accettato il nostro invito, che è stato più volte come governatore chiamato in causa, che sono sicuro darà le giuste risposte, ma soprattutto la giusta iniezione di positività come solo lui è capace di fare. Colgo l'occasione per salutare tra gli altri anche colei che gestisce, cura, coordina il raggruppamento che ha organizzato in Interclub questa conferenza, che è Manuela Termine, e passo la parola al nostro governatore ringraziandolo nuovamente per aver accettato il nostro invito. No, grazie a voi, sono io che vi ringrazio. Ringrazio tutti per avermi invitato, è stato veramente un argomento molto molto interessante e purtroppo, come abbiamo sentito, periodicamente di grande attualità, purtroppo troppo spesso di grande attualità. E saluto e ringrazio il dottor Lerario, il nostro amico Sabino Montenero e l'ammiraglio Vitaloni. Dicevo che ho imparato tante cose, imparato veramente anche questa sera tante cose. Tante volte siamo noi che in realtà ce la cerchiamo. L'ammiraglio Vitaloni ha detto una cosa giustissima, ha detto noi siamo i migliori del mondo, ma perché abbiamo tutti i rischi del mondo. Ammiraglio, forse ce li cerchiamo questi rischi, perché vediamo che costruiamo sul letto del fiume, costruiamo sulle pendici dei vulcani, costruiamo nei punti più improbabili. E quindi siamo unitamente questo ai disboscamenti, unitamente alla cementificazione dei fiumi, unicamente a tante importanti cose, e ci mettiamo veramente, come suol dire, ce la cerchiamo. E questa è una cosa, è un'analisi che io ho fatto in maniera molto superficiale chiaramente, ma è l'analisi del territorio, è quello che avete tutti quanti detto, tutti voi esperti che avete relazionato, avete parlato per prima cosa dell'analisi del territorio. L'analisi del territorio dovrebbe proprio prevenire, come avete detto tutti quanti voi giustamente, dovrebbe prevenire questi eventi. In fin dei conti e ci vorrebbe un po' di buona volontà, però capisco perfettamente che se sulle pendici del Vesuvio oggi abitano 2 milioni di persone è difficile andare a dire signori miei stiamo attenti, perché se per caso il Vesuvio si sveglia diventiamo una seconda Pompei.
E la realtà è una ed è semplicissima, ci sono delle regole che vanno rispettate. Ammiraglio sicuramente sono convinto che sarà d'accordo, e questa è chiaramente anche la scoperta dell'acqua tiepida, perché è chiaro che ci vogliono, che bisogna fare rispettare le regole, però quando sono 2 milioni di persone che sono alle pendici del Vesuvio, chissà quanti stanno da qualche altra parte, o che costruiscono nei fiumi o costruiscono da qualche altra parte, è chiaro che è difficile poi andare a sistemare, a sanare una situazione. Quindi veramente siamo una nazione molto bella, ma sicuramente molto fragile. Guardiamo anche gli sboscamenti, che cosa hanno portato, insomma, tutti i drammi sono sotto gli occhi di tutti quanti. Vedo che c'è una grande condivisione nelle varie, ci sono dei fili conduttori abbastanza comuni nelle varie relazioni, quindi analisi del territorio e formazione di chi poi deve essere, di chi poi sta sul territorio e che poi deve sapere che cosa fare e quando farlo, e soprattutto mantenere la calma. Chiaro, sono cose che è facile dire, però è estremamente complesso farlo. Però se non si inizia da qualche parte, non si andrà da nessuna parte, no? Questo qualcuno ha detto, lo ha detto qualcuno, che muoversi è un problema, però se non ci muoviamo possiamo stare anche peggio. Quindi concordo perfettamente con quello che è stato detto sull'importanza della formazione e sull'importanza della costituzione del Dipartimento di Protezione Civile e del distretto 2120. Sicuramente lo faremo tutto quello che si deve fare perché si possa dare la nostra mano. E i problemi sono veramente tanti, veramente enormi, perché, come dicevamo, se andiamo a analizzare vediamo che sono di difficile soluzione, però dobbiamo senz'altro darci da fare, e noi ci saremo sicuramente. E si è parlato anche della resilienza e del contributo che noi possiamo dare all'emergenza, sia un contributo di persona che un contributo di, che ne so, probabilmente anche un contributo di opinione. Ho preso, come al solito, come mi viene facile, ho preso molti appunti perché volevo rivederli, però insomma i concetti sicuramente sono questi qui: analisi, collaborazione, condivisione, segnalazione e azione per quello che si può fare, e formazione soprattutto. Io penso che sia inutile andare a ripetere ulteriormente quello che è stato detto, e io trovo importante però che si parli di questo, perché ripeto, se non iniziamo da qualche parte non andremo mai da nessuna parte. E allora io voglio dire agli intervenuti, voglio dire al Presidente che ringrazio, voglio dire a Sabino, all'Ammiraglio, al Dottor Ferrario, che noi come Rotary ci siamo, che noi come Rotary ci attiveremo per avviare la costituzione di questo Dipartimento, e sicuramente anche in questo caso faremo la nostra parte, perché come è già stato detto più di qualche volta, cari amici, c'è veramente bisogno di Rotary. Grazie, e grazie a tutti e un buon lavoro. Grazie governatore per le belle parole. Bene, a questo punto Andrea era convinto che il suo ruolo fosse terminato. Laddove ci dovessero essere degli interventi, Andrea li gestirà. Se invece interventi non ce ne sono, Leo, puoi riattivare l'audio a tutti per il suono della campana. Ho bisogno di sapere se ci siano interventi o meno. Io non so se Emanuela vuol dare un saluto, perché prima quando abbiamo fatto il giro non ti avevo vista, quindi ti chiedo scusa, insomma. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. Si sente? Sì, ciao Emanuela. Ciao Giuseppe. Allora, io condivido quello che ha detto il dottor Vitaloni, ci chiede di lavorare ancora.
siccome lavoriamo poco dalla mattina alla sera, ci chiede di lavorare ancora di più, perché ci ha chiesto 56 referenti, praticamente ha detto un referente per ogni club della protezione civile, vuole che ci uniamo e siamo un gruppo ancora più forte di quello che di solito c'è, no? Per cui significa tanto altro lavoro, però è anche vero che il dottor Vitaloni ha detto una cosa molto importante, cioè che l'unione fa la forza. Quindi se c'è un protocollo d'intesa nel quale la protezione civile ha un compito importante, è giusto poi che questo compito si porti agli atti. Siccome tu sei il governatore del lavoro, e io lo so bene, quindi sono sicura ottemperai a quest'altro obbligo, va bene? No, a parte tutto, questa serata è stata davvero interessante, io ho ascoltato tutto dall'inizio e saluto veramente tutti, però non c'è bisogno che parli io, oggi hai parlato tu sei la parte più importante, quindi non c'è altro da dire, credo. Un saluto davvero a tutti, ok? Benissimo. Ciao. Ciao. C'è qualche intervento, c'è qualche domanda? Innanzitutto sono stati riattivati tutti i microfoni? No, anche perché possono essere disattivati tutti, ma non riattivati tutti. Ah, ok. Quindi chiunque voglia a intervenire può attivare il microfono, diversamente possiamo concludere i lavori. Bene, immagino quindi non ci siano interventi, rinnovo sentimenti di gratitudine innanzitutto per la serata prettamente rotariana al governatore Giuseppe Saracca Guerrieri e ai presidenti della zona 5 che hanno accolto il nostro invito a poter fare questo interclub, ai nostri relatori, al dottor Lerario, a Giovanni Vitaloni, a Sabino Montenero, ad Andrea Pugliese, nostro moderatore, a tutti voi amici rotariani che avete pazientemente, ma con molto interesse sono convinto, ascoltato questo nostro intervento, questa nostra conferenza. Grazie davvero a tutti, buona serata. Buonasera a tutti e un buon lavoro. Ciao governatore, buonasera. Arrivederci, buonasera. Ciao Sabino, ciao, a presto. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie di cuore ragazzi. Bravissimi, interessantissimi. Interessantissimi. Ciao a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di cuore. Bacioni a tutti, davvero. Ciao Presidente, Gamba, bravissimo. Grazie Giuseppe, ciao. Ci sentiamo presto. Grazie. Noi ci siamo sempre, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Buonasera, Gamba. Grazie. Buonasera, governatore. Ciao. Grazie a tutti. Grazie Giovanni, grazie davvero di cuore ammiraglio, grazie davvero. È un piacere parlare di questa, di è chiaro che se mi fate parlare di Marina è tutt'altra cosa, è la mia forza armata. Parlare di protezione civile comunque non è che mi dispiaccia, perché vi assicuro che è stata un'esperienza, 9 anni di protezione civile è stata fondamentale anche per una cultura personale, per vivere quelle attività che sono veramente... alla fine uno è contento di quello che ha fatto, perché sa che ha fatto qualcosa di utile per chi? Per chi ha bisogno, per la popolazione che in quel momento ti guardano come se tu fossi colui che li può salvare. Poi è anche vero che li salvi, però diciamo che dentro... Lo si sente. È verissimo, è qualcosa davvero che arricchisce tanto, Giovanni. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto qualcosa per il Covid. Tu immagina che i ragazzi del Rotaract lo hanno fatto
alla prima ondata e lo hanno lo stanno ripetendo adesso, la spesa domiciliare può sembrare una sciocchezza, però ecco, dar voce, dar presenza sul territorio della propria azione è importantissimo. Poi una volta formati, così come giustamente parlavi tu e diceva Sabino, possiamo mettere su davvero uno straordinario gruppo d'azione. Questa attività la fa la Croce Rossa, no? Però noi potremmo addirittura affiancarli per fare questa attività, di portare anche, non solo fare la spesa, ma portare a chi ha bisogno a casa, con dovuti sistemi protettivi, come vogliamo, quelli che non possono uscire, portargli la spesa a casa. Sembra una cosa... Ripeto, è quello che stanno facendo i ragazzi del Rotaract Club. I ragazzi del Rotaract Club hanno iniziato qui a Canosa, hanno continuato quella che è l'esperienza già avuta durante la prima ondata a marzo. Lo stanno facendo e naturalmente sono affiancati da quei rotariani che sono nelle condizioni di poterlo fare, perché è chiaro che è un'azione che non è che non si voglia fare, in alcuni casi non c'è possibilità. Tra l'altro poi la protezione civile, tu mi insegni, figlia di quella che di quello che è, insomma, l'interesse che ha e l'azione che ha posto in essere il nostro esercito per tanti anni, quindi abbiamo fulgiti esempi di servizio alla patria. Vabbè, ma anche adesso, no? Non è che diciamo che certo. I Vigili del Fuoco siamo un po' la spina dorsale della protezione civile. Vigili del Fuoco ovviamente sempre in prima linea, ma poi ci sono gli uomini. Io vice governatore volevo chiedere una cosa molto rapida. Dunque, c'è quella iniziativa di rifare il protocollo d'intesa mettendo dentro i rotarettiani, perché adesso i rotarettiani, avendo assunto la posizione che viene equiparata ai rotari, loro sono fuori. Però siccome c'è stata un'iniziativa, forse l'avevo detto quando i governatori sono venuti a Roma, di fare un altro protocollo uguale a Rotary per i rotarattiani, e sarebbero due protocolli, che uno va da una parte e uno va dall'altra. Noi dobbiamo vivere integrati, non i rotarattiani che fanno una certa cosa e i rotariani che fanno un'altra. Quindi l'idea sarebbe quella di portare avanti una iniziativa per fare un unico protocollo con dentro Rotaract e Rotary. Le varianti sono pochissime, bisogna aggiungere 5 volte la parola Rotaract e poi il protocollo è uguale sia per noi che per loro. Io ho fatto un'attività con il mio rotaractiano, l'RD, perché siccome loro fanno le riunioni, gli RD, e penso che ce ne sia una a breve, a novembre, mi hanno invitato a partecipare, e in quell'occasione, se tutti sono d'accordo, allora si può procedere, e poi bisogna che tutti i governatori ovviamente siano d'accordo, raccogliere tutte le deleghe e fare un unico protocollo d'intesa a firma di tutte e due. Chiaramente non soltanto sono perfettamente d'accordo, ammiraglio, ma non mi sembra una cosa difficile, perché c'è sempre stata una condivisione di idee, di operatività. Beh, per cui sono sicuro che... Te lo prego, scusi. Sono sicuro, ripeto, che ci sarà anche in questo caso una partecipazione. Secondo me, non so, la vedo un po' dubbioso forse. Io su 12... distretti ho questa posizione, la condivisione su quello che c'è. Un distretto che è un pochino perplesso, perché dice i rotarettiani non lo possono fare. Invece i rotarettiani lo possono fare, perché sono diventati autonomi, loro sono iscritti all'agenzia sono autonomi anche come loro codice fiscale, l'agenzia delle
date, sono iscritti all'agenzia, quindi possono fare un protocollo da soli. Però devo dire che grazie a, forse diciamo, i rotarettiani si rendono conto che è meglio stare con noi che non essere da soli. E devo dire che fra loro, fra gli R&D, c'è una condivisione nel rimanere dentro al protocollo nostro e fare attività insieme a noi. Io i miei li ho sollecitati perché gli ho detto: guardate che io fra un po' comincio a fare i corsi per professionalità. Se voi non ci siete, poi non è che posso fare altri corsi per voi. Facciamoli insieme, mettiamoci insieme. Dice: ma alcuni non sono laureati. No, no. Sì, è vero, ma quella è anche quella è una professionalità che possiamo estrapolare per fare attività varia, come ad esempio questa della, dicevamo, di portare la spesa, oppure anche di fare attività varia come volontario, come ci sono i volontari che vanno in prima linea per mettere sulle per alzare le tende, per fare, che ne so, fare i cuochi anche, perché io mi sono ritrovato a fare anche il cuoco, pur essendo ammiraglio di squadra. Quello non è che uno si deve pensare, dice, ma io c'ho un grado tale che non lo posso fare. No, in emergenza uno fa tutto, non ci sono dubbi. Sono andato giù ad Haiti, ero il capo missione, e avevo 50 persone sotto di me, avevamo un bagno solo e una doccia fredda e mangiavamo una volta sola grazie a un infermiere che ci faceva la pasta. Cioè, in quelle condizioni, quando uno deve supportare un popolo che è in crisi, cioè, si mantiene sì a livello possibilmente di non essere affamati o okay, che, però insomma c'è un disagio che uno accetta in questo caso, accetta per aiutare gli altri. Certo, si adegua alle situazioni, no? Le situazioni ambientali, è logico. Sì, no, quando uno è in emergenza, deve essere in emergenza e quindi deve accettare anche qualche disagio, insomma, non ci sono dubbi, non ci sono. Però ecco, io penso che i rotarattiani, se inseriti insieme a noi e se addestrati a fare certe cose, avranno una soddisfazione incredibile, avranno. E saranno. Ma poi vedi governatore, io perché mi piace stare nei Rotary, e a un certo punto avevo anche una crisi rotariana, no? Dice, ma perché devo continuare a fare questo? Perché? Perché se noi riuscissimo a farci conoscere bene fuori, e per fare questo bisogna avere la visibilità, cioè per fare visibilità cosa devi fare? Devi andare in prima linea e far vedere che il Rotary esiste, che il Rotary è pronto a fare quello che gli viene chiesto di fare. Ammiraglio, sta sfondando una porta aperta, se parla con tutti i rotariani. Sì, ma lo so, sa perfettamente quanto quest'anno stiamo spingendo, non soltanto sull'operatività, perché quella c'è sempre stata, ma sulla comunicazione. La comunicazione. Uno non ci conosce, io dico che la colpa è la nostra, non solo un po' è colpa loro, ma per gran parte è colpa nostra che non ci facciamo conoscere. Per farci conoscere dobbiamo lavorare bene, ma ci lavoriamo bene, ma dobbiamo anche comunicarlo. Perché esatto, solo in questo momento potremmo essere punto di riferimento. Ecco, sì. Questo è il concetto che in due parole gli ho espresso, quello che è l'operatività del nostro di quest'anno, ecco. Covid permettendo. Sì, Covid permettendo. La comunicazione è importantissima, è fondamentale. Assolutamente. Dunque io a un certo punto ho chiesto, dico, datemi tutta la situazione dei distretti per il Covid, che lo comunica alla Protezione Civile e lo comunico anche, che ne so, al Presidente del Senato, della Camera, e sono stato fermato, parlo dell'anno scorso, non parlo di quest'anno, sono stato fermato, dice no, se la Protezione Civile vuol sapere ce lo deve chiedere direttamente a noi. Abbiamo perso un'occasione. Dunque adesso fammi posso dare del tu, no? Cioè, siamo rotari. Assolutamente, fammi una critica. Santi Dio, io, siccome
oltre con la protezione civile, ovviamente, hai visto, insomma, Borelli, siamo nati insieme con Borelli, e quindi vedo anche come si muovono gli altri. A un certo punto vedo una lettera dell'Lions che è arrivata dopo quella che volevo fare io alla protezione civile, che diceva: caro Borelli, guarda che io con il Lions ho fatto questo. E usciva fuori anche una cifra molto inferiore alla nostra, che noi eravamo arrivati a 12 milioni di euro come materiali, dati, eccetera. Allora, anche vedendo questa lettera, dico, porca miseria, vuoi vedere che loro hanno avuto una lettera di una pagina intera di elogi dal Borelli come risposta. Non solo, ma loro hanno fatto quello che volevo fare io, cioè darlo anche alla Presidente del Senato e della Camera. E hanno avuto una lettera di elogio da parte della Camera. E dico, ma perché noi non possiamo fare queste cose? Che le possiamo fare? Perché abbiamo le forze per farlo. Ma ci abbiamo dei comunicatori che sono bravissimi da noi. Ma perché? Se io gli chiedo di fare una certa cosa, ma perché non la fai? Così almeno usciamo. Diciamo, oh, ma esiste Rotary? Ma c'è il Rotary? Hai visto Rotary cosa ha fatto? E invece noi ci comunichiamo all'interno. Cioè all'interno ci mandiamo le informazioni, ma rimangono dentro, non escono fuori. Noi dobbiamo uscire fuori. Io devo dire che ho cominciato a dire questo quando, per la prima volta, questa è stata buffa, perché nel 2016 io non sapevo che c'era questo protocollo, pur essendo dentro la protezione civile, essendo rotariano, sapevo nulla. Allora, faccio perdere 5 minuti di tempo solo. A un certo punto mi chiama Curcio, dice, senti Giovanni, mi fai un favore? Sì, guarda, c'ho da fare. Ci sono 5 che dobbiamo fare un protocollo, sono in sala, eccetera, vai a trattenerli tu. Allora io sono andato, non sapevo che erano rotariani, e sento parlare di governatore e lì mi scaglio contro i governatori rotariani, giù, peste, corde, e c'era la Lazzari, mi ricordo ancora, il presidente della Liguria, che a un certo punto guarda gli altri e dice: ma avete capito cosa pensano i rotariani di noi governatori? Io sono rimasto un po' fermo. Ma perché voi siete governatori? Sì, siamo i governatori appena entrati l'8 di luglio, da 8 giorni. E erano i 5 che erano venuti a assistere alla firma da parte di quello che era stato delegato. E ecco, è cominciato così con questo protocollo. Allora ho cominciato a cercare di coordinare, poi ho scoperto nel 2018 che in effetti c'è anche un coordinatore. E allora tutti i governatori hanno chiesto di avere i curriculum. Io dico, ma se mi mando il mio curriculum poi va a finire che mi devo fare anche il referente. Ho mandato il curriculum, mi tocca fare il referente. Però lo faccio volentieri, perché se si riuscisse veramente a realizzare quello che abbiamo idea di realizzare, sicuramente ne avrebbe un ritorno tutti i distretti del Rotary per quello che noi facciamo. Faccio un esempio solo e poi ho finito. Dunque io ero, a un certo punto Bertolaso mi chiama e dice: senti, fai una cosa, siccome stanno arrivando i volontari da tutte le parti, tu guarda che tipo di volontari è, poi se sono volontari che non sono iscritti, che non sono, prendi e mandalo via. Allora, mi arrivano 5 canadesi, dice: noi siamo, tutto in inglese, noi siamo volontari, veniamo dal Canada per aiutare la popolazione dell'Aquila. Ma dico, sì, chi vi manda? No, siamo noi autonomi, volontari. Va bene, ok, chiamo la sicurezza, dico, senti, prendi questi 5, va bene, vedi se hanno il biglietto di ritorno, portali all'aeroporto e rimandali. Va bene. E questi erano un po' arrabbiati, però è giusto che sia così. Se mi arriva uno che dice: io sono volontario, ma tu hai fatto così? No, ma io sono volontario, vi do la mano. Non mi servi, perché ti devo dare da mangiare, ti devo dare da dormire. Sono responsabile della tua sicurezza. Se ti fai male, io sono morto solo, va bene? È chiaro questo. Magari fai pure qualche guaio. No, magari fai oppure fa qualche guaio e devo pure pagare i guai. Non sei ben formato e quindi allora prendevo e mandavo via. Ecco, con questo concetto che mi sono adesso continuo a dire: ragazzi, qua dobbiamo fare corsi e
e fare in modo che loro siano idonei a fare una certa cosa, perché se no poi dopo c'è tutto una responsabilità che dobbiamo vedere come gestirla, perché se io la regione me li prende, dice allora senti mi dai 5 volontari, allora passa sotto responsabilità della regione, io te li do, tu sei responsabile, ma se io li devo mandare, cioè non è che posso mandarli e poi dice ma te chi ti ha detto di mandare quelli? Quelli sono fatti male, c'hanno l'assicurazione? No, non ce l'hanno. Mi vendo la casa per pagare. Però il nostro obiettivo, visto che mi sta stimolando, io sono stato molto sintetico come me e di mia abitudine, invece mi fa molto piacere questa chiacchierata. E il nostro obiettivo, ma sono sicuro che è d'accordo con me, non deve essere non quello di portare aiuto dopo che è successo il problema, è di evitare che succeda il problema. Perché purtroppo poi si parla sempre che in Italia non ci sono soldi, io a questo non ci credo mai, e che si spendono molto male, questo è il discorso. Allora noi dovremmo cercare tra il rode e la protezione civile, ma tutti quanti insieme, chiunque abbia voglia di metterci la propria faccia, noi ce la mettiamo e ce la mettiamo sempre. Caro ammiraglio, dovremmo cercare di far capire che non si può fare tutto quanto in un giorno, non si può fare tutto quanto in un anno, perché la bacchetta magica da parte oltre Merlino, che ho sentito nominare questa sera, non ce l'ha nessuno. Però anche fare qualche piccola cosa ogni anno, io penso che già sarebbe un lavoro importantissimo. Già mettiamo in sicurezza un fiume, mettiamo in sicurezza un posto, ripeto, Napoli non si può mettere in sicurezza perché ci sono 2 milioni di persone, però qualche cosa dove potremmo mettere mano, dove potremmo partecipare con un'analisi, con una proposta di lavoro e con una... E con